goes on and on and on. Bravo amore! Buongiorno a tutti! Benvenuti in questo primo giorno ufficiale di France! Bene, siamo tutti imbacuccati. Allora, ha piovuto fino a, facciamo 2 orette fa, ok? Ora il tempo sembra abbastanza stabile. Sì, non speriamo bene, incrociamo le dita. Quindi abbiamo deciso di andare a vedere Champs-Élysées per poi andare a Lafayette. Io ho vaghi ricordi, c'ero già stato una volta, però non mi ricordo una mazza. Però da quel che dicono in giro è uno dei posti più belli al mondo per fare shopping. Noi ovviamente non andiamo a fare shopping, perché ragazzi, dopo vi facciamo vedere i prezzi. Però intanto ci abbiamo, dista 2,5 km da qua. Il problema è che dice che ci mettiamo 40 minuti. Io non so perché ci mettiamo così tanto, però ci abbiamo. Precisiamo che, come vi ho fatto vedere ieri dal video del viaggio, siamo attaccati alla Torre Eiffel noi, fortunatamente. Quindi nei prossimi giorni andremo sicuramente a vederla. Siamo pronti? Sì, andiamo! Guardate quanti alberi belli ci sono di Natale. Bene, abbiamo camminato un pochino e dovrei essere... Hai visto quanti alberi di Natale avrò il prossimo anno? Che senso ha fare l'albero di Natale? Veniamo qua, ne prendiamo uno e ce lo portiamo a casa. Siamo quasi arrivati, penso. Cioè, abbiamo camminato 2 km, mancano 500 metri. Facciamo gli ultimi 500 metri e sono proprio curioso di vedere com'è questo Champs-Élysées. Secondo me è bellissimo. Voglio vedere che negozi ci sono. Cioè, guardate che bella la via là. Cioè, vedere il capolinea del treno e tutto quanto. Megasa, megasa. Guardate là. Io nei prossimi giorni voglio salire la Torre Eiffel, così pagare 300 euro devo salire. Comunque. Magari vado anche a mangiarci. No, mangiarci no, sicuramente no. Tata, ti piace, amore? Hai visto quanta gente che c'è? Sì. Papozzo, è così bello qua. Ma adesso vi faccio vedere com'è presa Aurora, perché... Oh, c'è... Guardate la gente, comunque è tutta sfortunata. C'è quel minimo di arietta, però ragazzi sta benissimo, davvero benissimo. Sembra come ottobre da noi. Sì, come ottobre. Aurora, come sei bella coperta te, però, per sicurezza, vero? Sì. Io non so se... Ah, no, pensavo fosse un autobus normale, invece no, perché ho appena notato che quello è un autobus normale. È un vento assurdo. Questo è quello per il giro panoramico di tutta la città. Prima di arrivare però nella via di cui vi parlavo prima, voglio fare una cosa. Voglio assaggiare la brioche. Voglio sentire se sento la differenza tra le brioche fatte in Italia e le brioche fatte in Francia. Ah, come avete visto, sono entrato in un locale che... Allora, Tata, via i guantini. Amore, adesso capirai perché ti ho levato i tuoi guantini. Guarda. Oh, wow. La tagliamo a metà. Allora, il problema è che ce le hanno solo vuote. Boh, vabbè, magari è solo il bottino. Tieni, amore. Dai. Questa è la brioche. Amore, come in Italia è uguale. Dai, mangia, mangia, mangia. Assaggiamo, reazione in diretta di questo super brioche. Buona. Buonissima. Buona. Superiore decisamente. Più buona dell'italiana, sicuramente. Buona. Io sono incantato da tutto ciò. Guardate le mie spalle. Questa è la via piena di negozi bellissimi. Guardate di là. Amore, sei gasata anche tu? Ma
vi faccio vedere perché avrò le casata. Guardate di qua invece cosa c'è. Pronta? Pronta, dai. Come primo negozio andiamo a fargli vedere Disney Store. Siamo pronti ad entrare. Già l'entrata si vede una torre Eiffel. L'esposizione è bellissima. Oh, c'è anche sottoterra. No, Auri, quanto sei casata? Papà un sacco. Papà un sacco casata. Ti piace? No, papà. Come no, papà? Lei sta guardando Buzz Lightyear. Ciao, amici. Penso sia il regno del bambino questo. C'è davvero di tutto e di più. Stupendo. Davvero stupendo. Bellissimo, ragazzi. Allora, due piani di Disney Store. È stato davvero, davvero carino. Allora, i prezzi non erano neanche eccessivi. C'era un pigiamino davvero carino che costava 25 euro. Una mazza per essere Disney Store a Parigi. A Parigi. Il problema è che era talmente tanto felpato e la piccola Aurora suda un sacco. Davvero un sacco. E quindi ho tralasciato. Ci ho lasciato il cuore perché era con paperina della Disney tutto giallo. Bellissimo. Penso, ci penso e magari questa sera torno a prendere. Ragazzi, la genialità, bellissimo. Quando hai un sacco di soldi ma poco cervello. Ci portano via le auto, ma è pieno, pieno, pieno. Guardate, c'è un altro qua. Corbiazzano proprio la macchina, la spostano con le ruote dietro. Zac. E adesso la portano via, guardate, guardate un po'. Ciao macchinetta, in 3 minuti loro prendono la macchina e te la portano via, tu torni qua e non ci sta niente. Assurdo. Però succede anche in Italia, solo che in Italia ti lasciano sul posto per terra dove portano via la macchina un bigliettino. Qua proprio zero, quindi chi cerca trova l'auto. Mentre la piccola Aurorina sta leggermente riposando, io mi fermo a fare un super snack al McDonald's. Ragazzi, incomincia a piovere. Che fortuna, c'era il sole fino a pochi minuti fa, adesso incomincia a piovere. Va bene. Comunque, cosa assurda, in Francia costa tutto tantissimo. A parte che l'acqua nei ristoranti ti viene 8 euro. Perciò, va bene? Non importa. Ma oltre a quello, il McDonald's, dove che pensavo fosse praticamente prezzo fisso in tutto il mondo, diciamo, ok? Da noi in Italia, precisamente da me a Venezia, costa 20 centesimi più a panino. Tipo il panino standard ti costa 1,50 euro al posto di 1,30 euro che lo paghi in tante parti. Ottimo, qui in Francia costa 2,90 euro a panino di quelli piccoli classici. Ladri, cioè davvero francesi ladroni, tutta la vita. Forza Italia! E sì, ma comunque, per chi non fosse mai venuto in Francia, da quel che ho testato sino ad ora, escludendo la brioche, il resto non è chissà quanto buono. Pensavo davvero molto meglio, perché comunque essendo il secondo stato al mondo dove si mangia meglio, però il primo decisamente superiore che è l'Italia. Quindi Italia tutta la vita, ragazzi. Però per il resto, Parigi è Parigi. Il tempo passa, io sono sempre più congelato ad aspettare questo panino del Mac. E nel frattempo la piccola Aurorina continua a fare il suo pisolo tranquillo. Più che altro è proprio ricoperta completamente, il nasino fuori e il faccino fuori. E non è che posso soffocarla, però se gli tocco il volto senti che è caldissimo, cioè proprio lei sta bene bene bene. Nel mentre, come vedete, guardiamo se riesco a vedere, è tornato il sole.
come che non fosse successo nulla, ha fatto un nubifragio solo veloce, è tornato il sole. Quindi ora mangeremo questo panino, appena arriverà, se arriverà, e poi andiamo a vedere un qualcosa di davvero davvero bello, Lafayette. Prima che Aurora si sveglia voglio vedere cosa ci hanno dato. Oh. Bene, direi di riguardare decisamente più tardi. Soprattutto leggeremo le istruzioni, dato che sono in francese. Vabbè, vorrei vedere se hanno fatto il mio panino giusto come al solito, perché ogni volta io... Scusa un po' da dire. Io chiedo il panino senza cheeseburger, senza cetriolo, e tante volte me lo fanno solo cetriolo, cioè veramente assurdo. Ok, quindi ragazzi, diamoci la pozza gioia. Ah, mi mancava il Mac. Wow, ragazzi, siamo a Lafayette. Bellissimo, guardate quest'albero quanto è grande. Tanto 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 bello, sono sincero. Davvero bello. Secondo me sarà anche tanto caro, perché comunque i negozi sono molto lussuosi. Però facciamo un giro e ci diamo un occhio. Pronta data? Sì, la data è nata pronta per far shopping. Ah, dimenticavo, come vedete la manina bella attiva, la piccola Aurora si è svegliata. Guardate le piante che piacciono a me, però che questa bellissima, 119 euro. Cambiamo reparto, va. Allora, al piano superiore tantissimi altri negozi, vediamo se riesco a farvi. No, tipo non so. Devo andare per forza di retro. Vediamo se riesco a farvi vedere quello che si vede da qua, che merita davvero tantissimo, ve lo assicuro. Messo. Guardate, cioè, la bellezza. Cioè, è quell'albero di Natale che tutti vorrebbero in casa, perché è davvero davvero molto bello. Sì, ma al di là dell'albero di Natale sono un sacco di negozi costruiti. Poi, da quello che dicono, all'ultimo piano ci dovrebbe essere una terrazza panoramica che vedi addirittura la Torre Eiffel a distanza. Alziamo le mani e andiamo a vedere. Tanto facciamo un giro in negozio. Allora, è da ammettere che hanno vestiti molto molto belli, in particolare, ma queste cose qua ricordano tipo come era vestito Fedez a Sanremo, non so perché. Però ci sono prezzi assurdi, tipo questo 275 euro per un paio di pantaloni rosa, azzurri, gialli e neri. Sembra alquanto eccessivo, però boh, sono gusti. Ciao. Giuro che per un secondo pensavo fosse vero. Davvero pensavo fosse vero per un secondo, però è finto. Allora, io questa cosa non l'ho mai vista, che fanno un orecchio finto di plastica per farti vedere come starebbe l'orecchino. Però è davvero un passo avanti. Data? A tutto, grazie. Stiamo salendo all'ultimo piano, ragazzi, quindi dovrebbe essere quello della terrazza, spero. Dovremmo essere giusti. Guardate che bello l'albero. Bellissimo! Di tutti i vestiti, la cosa più bella è l'albero. Di tutte le cose carine che ci sono, costano però, costano. Ho appena visto le scarpe di Chanel. Ve le faccio vedere perché sono assurde. Sono bellissime, cioè, se io fossi una ragazza me le sarei comprate. Belle, tanta roba. Beh, anche queste sono molto belle. Il problema è che ho alzato il tacco e ho visto il prezzo. 1500 euro. Certo che se le inventano di tutti i colori, Cioè, guardate questa scarpetta. Cioè, voi spendereste mai 875 euro per questa scarpa? Cioè, è particolare. Guardate, già per questa potrei farci un pensierino, almeno è morbida, però 520 euro. No, grazie.
Io sono molto sbalordito a riguardo, perché non pensavo e tuttora non penso che ci sia gente che comprerebbe una cosa del genere. Però sono qua a pensare che se qualcosa, cioè, mi facesse fare miliardi di euro, forse anch'io andrei vestito in quel modo molto particolare in giro, perché comunque è qualcosa che attira l'occhio e quindi la gente ti guarda. Bello. Bello, ma non lo comprerei mai. Ottimo, ho appena scoperto che c'è un altro negozio che si chiama Lafayette Diversa ed è lì che c'è la terrazza, quindi ora guardiamo se riusciamo ad andare verso di là, però non garantisco nulla, Tanto perché è abbastanza distante. Pronta, Tata? Via! Tata, andiamo, dai! Stiamo uscendo, Guardatela, lei carica come non so, col piccolo Bau. Questo è bello però, Bello, bello, bello. Wow, tempo di fare un giretto dentro e fuori comunque è diventato di nuovo tutto buio. Ora, prossimo obiettivo. Quello dovrebbe essere il negozio ufficiale di Peugeot e Citroën. Quindi dovrei trovare qualche modellino della mia macchina. Piccolo, 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 piccolo. Quindi vado a vedere. Sono incantato da tutto questo. Guardate la meraviglia della Torre Eiffel alla sera. Che bello. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Beh, è stato un lungo ritorno, ma noi ci vediamo sempre domani alle ore 14:30 con un nuovo video super favoloso e divertente. Dove, Aurora? Infanzia! Guida Mike! Bau! E allora è tutto. Ci vediamo in un prossimo video! Ciao! Everyone else in the room can see it. Everyone else but maybe here we go again. Guarda qua.